Siamo saliti oggi a Cervinia in uno scenario veramente spettacolare. Siamo con Luca Vallè, che è assessore all'agricoltura del comune di Valtournanche. Allora, innanzitutto complimenti, perché questa location l'avete fatta qualche anno fa, ma è la più bella forse che c'è in tutta la Valle d'Aosta, con il Cervino che incombe, anche se oggi è un po' coperto. Allora, oggi c'è la battaglia dei Muzon. È una tradizione che va avanti. Muzon, diciamo, sono le manze che cresceranno per diventare regine. Comunque, regine, questo abbiamo visto un pubblico interessato, tantissimi appassionati, e ci voleva questo nella vallata e soprattutto verso la fine di agosto. Sì, oggi è abbinata la rassegna, questa battaglia dei manzi, e la facciamo tutti gli anni. Quest'anno siamo venuti a Cervinia perché la data era in concomitanza con la Desarpa, e visto che gli allevatori non riuscivano ad abbinare le due cose, hanno pensato di spostare questa data adesso ad agosto. Comunque c'è una gran passione, abbiamo visto gli allevatori di tutta la vallata presenti e tutti con l'orgoglio di avere almeno qualche manzo già da presentare adesso, con la speranza che diventino regine. Sì, sono i preparativi, appunto. Questi animali vengono coccolati già da piccoli e preparati appunto per diventare regine. E il combattimento è riservato comunque ai comuni di Valtournanche, Chamois, Torignolo, Madeleine e Dantei. E tanti giovani, perché comunque tanti giovani hanno ripreso in mano, diciamo, l'attività che era dei nonni, dei papà, e stanno portando avanti la cosa per bene, perché comunque il territorio è mantenuto bene e si danno un grande affare. Questo è un fiore all'occhiello, perché i giovani si avvicinano all'allevamento nonostante il periodo duro. Quest'anno è stato decisamente un anno da dimenticare, senza acqua, quindi poco foraggio. Tantissimi sono tornati giù perché qui praticamente il foraggio non cresceva. Comunque oggi è una bella giornata, tutti sono, diciamo, qua per far vedere questo bellissimo spettacolo, da sottolineare per tutti coloro, ancora quelli che pensano che sia cruento, che qui le mucche è il loro istinto, loro combattono per istinto, non perché noi vogliamo che combattano tra di loro. Sì, come noi lo diciamo sovente, l'animale è trattato talmente bene, è coccolato, e poi vederli combattere così, comunque, come dicevi tu, è il loro istinto. Tutti gli animali hanno il loro territorio che cercano di difendere o di conquistare. Sono ce l'hanno nel sangue, diciamo. Bene, senti, visto che ci siamo, vorrei ricordare ancora due appuntamenti. Uno che è prossimo, quindi il sabato 27 agosto, dove c'è Aquail Alpage, è praticamente un salire per vedere in alpeggio com'è la vita. Sì, il 27 agosto abbiamo l'Aquail Alpage, è una giornata anche lì passata in montagna, all'alpeggio, dove la gente, il turista, potrà vedere come si svolge la vita in montagna. Tu hai detto turista, io dico tanti valligiani. Io conosco delle persone che porterò su sabato, perché non hanno mai fatto una Aquail Alpage, e quindi venire qui è anche comunque bello, e anche perché comunque la location qua in Val Tournanche è decisamente bella. Senti, vogliamo fare un cenno anche per la Desarpa del 24 di settembre, che anche quello è un appuntamento, e anche poi un anno decisamente storico che entrerà nella storia. Sì, quest'anno abbiamo la Desarpa di nuovo dopo due anni di pandemia, quindi abbiamo saltato due anni, e quest'anno appunto ricorriamo il ventennale, e per noi è una manifestazione importantissima. Probabilmente è la chiusura della stagione estiva in alpeggio, e ti ripeto, per Valtournanche è un'occasione, giorno di festa, e aspettiamo questa data.
È bello in questa occasione vedere che dagli alpeggi scendono per riportarsi giù in, a valle e passare poi l'inverno. Quindi è un giorno di festa, ci sarà la regina della battaglia, ci sarà la regina del latte e ci saranno non solo, diciamo, le mucche, ma ci saranno anche tutti gli animali che vivono in alpeggio, e sarà veramente un giorno di festa da non dimenticare. Sì, speriamo nella bella giornata e speriamo appunto che ci sia parecchia partecipazione. Adesso qua nella zona parecchi allevatori hanno dato conferma di partecipare a questa manifestazione e appunto aspettiamo il 24, speriamo nel bel tempo. Allora, prima del 24 di settembre sicuramente ci incontreremo ancora, magari saremo più precisi per dire orari, perché ci sarà chiusa la strada, come fare per partecipare nel modo migliore, ok? Sì, l'organizzazione è abbastanza impegnativa, quindi prima di fine agosto ci sarà comunque la comunicazione col programma scritto e ben definito, perché la giornata dalla mattina alle 9 fino alle 5 di pomeriggio è impegnata, diciamo, è completa. Ecco, senti, l'ultima domanda, come assessore all'agricoltura, tu vivi a contatto con gli allevatori, com'è il loro stato d'animo, come si sentono, non solo in questa giornata ma in generale? Ma Valtournanche, ti ripeto, abbiamo una gioventù che ha ripreso in mano l'attività e sono tutti entusiasti. Poi purtroppo, il tempo ha lasciato desiderare per quanto riguarda la siccità e hanno tribolato un pelino, però per il resto c'è grande entusiasmo.